Siete sul tavolo. Wow! Com'è sotto? Va bene? Una schicchera. Fare la pizza non deve essere una roba complicata, deve essere una cosa che te al pomeriggio la prendi, la impasti e la serata la mangi, e deve essere soprattutto buona. E oggi facciamo questo. Quindi niente storie, le pieghe, contropieghe, 72 ore di lievitazione, farina presa nel mulino, sulla luna, tutte cose normali. Mezzo chilo di farina. Gabriele, che farina usiamo? Usate una farina zero, quella normalissima da battaglia, se volete, quella dei bancali, non la doppio zero però, quella viene fuori il pan di Spagna, una zero, però se volete magari qualche bolla in più, la volete un po' più altina, un po' più robusta, prendete una Manitoba, oppure meglio ancora una farina di tipo 1 che è semi integrale e anche più genuina. Sì, ma tu quale hai usato? Io ho usato la zero del discount, normalissima. 350 ml di acqua o grammi, potete anche pesarla, 350, leggermente tiepida, Lievito di birra o lievito secco, una bustina, se usate i denti. I lieviti che vendono, sia quello secco che quello fresco, sono tarati per un chilo di farina. Se io ho usato mezzo chilo di farina, devo usare mezza bustina di lievito. Chi vuole usare il lievito madre, 150 g di pasta madre, ma la lievitazione sarà ovviamente più lunga. Ma Gabriele, io uso 2 g di lievito per 10 kg di farina. Ecco, appunto, è proprio la cosa che non volevo fare. Mezza bustina la metto tutta nel cucchiaio, per non sbagliarmi, metà la butto dentro e l'altra metà la recupero, così non devo pesarla. Sciogliere il lievito al centro della farina. Gabriele, perché usi le bacchette? Perché con il cucchiaio mi si attacca sempre tutto il lievito al cucchiaio, invece le bacchette no. Quando il lievito è sciolto e avete questa pappetta al centro della farina, lasciate riposare 5 minuti. Quando si fanno gli impasti si parte sempre dalla farina e si seguono gli ingredienti in base alla farina. Mezzo chilo di farina, 5 g di lievito, che deve essere l'1%, che equivale a un cucchiaino di questi qui, non pienissimo, cucchiaino da caffè, quelli più grossi, oppure lo pesate, e 50 g di olio, olio d'oliva, olio di semi, che è pari al 10% del peso della farina. Mischiare, deve venire un impasto abbastanza morbido e appiccicoso. Non c'è bisogno di impastare a mano, di sporcare il tavolo, niente, una bella girata, una bella sbattuta, guardate, vedete com'è appiccicoso, nervoso, basta, ho finito, pulite la forchetta, le bacchette, quello che è. Ma attenzione, non è che siamo in carcere, in galera, che bisogna per forza fare le cose così. Se per caso vi piace magari un po' più densino, che volete mettere un cucchiaio di farina in più, lo potete fare, lo impastate un po'. Se vi piace lavorarlo a mano sul tavolo, fate pure. Io ho fatto vedere il sistema più semplice possibile, un impasto molto morbido, non tanto lavorato, che adesso facciamo lievitare. Tempo, dipende dalla temperatura che avete in casa, può essere un'ora, può essere due, di solito un'ora, un'ora e mezza è più che sufficiente. Dopo circa un'ora e mezza, dipende un po' dal tempo, da mille cose, l'impasto è raddoppiato, vedete com'è ruvido, è brutto, diciamolo che è brutto, bisogna dargli una bella reimpastata. Potete usare le mani bagnate con l'acqua, oppure potete usare la mano bagnata con l'olio come sto facendo io, oppure un po' di farina sul tavolo se avete voglia di sporcare il tavolo. E lo girate, non sono pieghe, lo potete anche reimpastare, ecco. Così acquista subito nervo, quindi ha sfogato il lievito in eccesso. Adesso prende un po' di fibra, ma giusto un minuto, quando sentite che è elastico, vedete come rimbalza, basta, finito. La seconda lievitazione gliela facciamo fare in una teglia, sceglietene una di alluminio, perché quelle di ferro d'acciaio sono troppo pesanti, dopo non vi cuoce bene la pizza sotto. Quelle di alluminio, oppure quelle apposta, diciamo, con sul trattamento, vanno benissimo. Un pochino di olio, senza esagerare, olio extravergine in questo caso, sul fondo, e ci mettiamo dentro il nostro impasto, che è ancora brutto. Mi potete dargli una arrotondata, sto facendo di tutto per non sporcarmi anche la seconda mano, ma alla fine l'ho sporcata. Faccio una palla, adesso aspetto solo 10 minuti, perché adesso la pasta è un po' nervosetta, poverina, l'abbiamo strapazzata e lì così, se la schiacci, vedi, torna indietro. Allora aspettiamo questi 5 minuti, lei si adagia, si rilassa e poi la stendiamo. Copritela, è solo 5 minuti, con qualcosa che sia già sporco. Passati 5 minuti, ma poi se sono anche 10 o 15 non è che gli fa male, anzi, lei si è rilassata e adesso la schiacciamo nella teglia. Sotto c'è l'olio, sopra no, bisogna girarla spesso, se è il caso aggiungere ancora un goccino di olio, e come se fosse
un chicco di caffè, il disegno del chicco di caffè sui bordi al centro, sui bordi al centro, senza ingarbugliarla, lei si stenderà da sola. Basta anche che fate bu, così. Se insistete anche a fare un po' di volte così, si allarga da sola, promesso. Guardate che bella che è andata giù, bella rotonda, senza tante storie, senza tante pieghe. Guarda, vien già voglia di mangiarla così com'è, cruda. Non avete la teglia super fighissima come questa qua, la stendete sulla carta forno e poi la appoggiate sulla leccarda. Improvvisate, oppure fate due più piccole, meno lo stesso, una quadrata. Bisogna coprirla, deve rilievitare, circa un'ora, non di più, un'ora in un ambiente tiepido. Io per coprirla, per non usare le pellicole, stracci, roba del genere, uso questa vecchia bacina da qua, ma va bene anche una leccarda, una teglia, quello che c'è. Ecco, un'oretta, la lasciate lì abbandonata, dimenticata sul tavolo e andate a fare qualcosa di bello o di utile. Io in quest'oretta ne approfitto per mettere un po' a posto, preparo gli ingredienti per farcire la pizza, naturalmente fate come volete, preparate quello che volete, io vi faccio vedere dopo cosa faccio e se avanza tempo do da mangiare anche i polli che poverini ancora non hanno mangiato. È passata giusta un'oretta e ci siamo, deve essere lievitatissima perché la sento bella attaccata ai coperchi. Nel frattempo ho acceso il forno, ventilato, acceso sopra e sotto a 200 gradi e ho preparato un po' di ingredienti che li vediamo dopo mentre facciamo la pizza. Ma guardate che bella, guardate come si muove, eh? È perfetta. Se volete gli fate un po' di segni con le dita così, così si abbassa un pochino perché sennò viene altissima. Qua ci stavano anche due pizze. Se c'è qualche bolla così gli date una schicchera, così non si bruciano, scoppiano e non si bruciano. Salsa di pomodoro crudo, passata, pomodoro pezzettini, pelati schiacciati, quello che c'è in abbondanza, al centro e poi si gira. Un pochino di sale perché mi sono dimenticato di metterlo prima nel pomodoro, ma è lo stesso, l'importante è metterne un po' senza esagerare. In forno per 5 minuti, facciamo una leggera cottura e poi la condiamo, 200 gradi. Gabriele, perché hai precotto la pizza questi 5 minuti? Perché il tempo di cottura della pasta è molto, molto più alto rispetto al condimento e poi se ci metto sopra tutto il condimento su quella pasta qui già dall'inizio verrà secca sopra e cruda in mezzo, invece così ho tirato tutto in pari e verrà perfetta. Adesso cosa gli mettiamo sopra? Metteteci sopra un po' quello che volete, in questo caso io ho preparato due belle cipolle grosse, solo sale e olio arrostite in padella piano piano, ma neanche tanto piano, le ho fatte belle cotte e adesso le sparpaglio ovunque. Naturalmente potete fare anche solo margherita, va benissimo. Nel mio angolino ci metto assolutamente due belle acciughine, ma anche tre, alla faccia di chi mi vuole male. Anzi, siccome vogliono male, quattro ne metto. Una bella formaggiata, formaggio grana. Gabriele, sei matto, formaggio grana sulla pizza e sulle acciughe. Provate, provate e poi me lo dite. Anche senza mozzarella, lo potete fare anche così se volete. Un pochino di formaggio, di mozzarella, quello che volete, però era buona anche prima, anche solo col grana, volendo. Anche solo pomodoro. Origano, come se non ci fosse un domani, a volontà. In forno, sempre a 200 gradi, è sempre acceso, acceso sopra, sotto, ventilato o anche statico, va bene, ma ricordatevi, la griglia nella posizione più bassa, teglia sottile sulla griglia, quindi posizione bassa. Vamos! Una pizza rapanellissima, spettacolare. Allora, 5 minuti di prima, più 13 minuti da adesso, totale 18 minuti di forno fatto, 5 prima e il resto dopo. E un profumo di cipolla e formaggio viene su inebriante. Prendete la cazzola, fate un bel giro, guardate se è attaccata da qualche parte, la mettete sul tavolo. Wow, io ho fame, profumino. Com'è sotto? Va bene? Io non la vedo. Oh sì che va bene, va bene, wow. E ragazzi, a noi. È una pizza di una morbidezza e un profumo, una cosa incredibile. La cipolla poi è, mamma, è fantastica. Guardate che roba, ma che pizza, ma che morbidezza, che spessore. Se la volete più bassa, ne fate due, oppure fate metà impasto, fate un po' come volete. Io adesso dovrei assaggiare questa cosa bollente e non vedo l'ora di farlo. A bestia ovviamente, direttamente sulla cazzola. Mamma mia, buono. Ma Gabriele, mangiare così sulla paletta. Oh ragazzi, assaggio a bestia, come lo vuoi fare?
con la forchetta e il coltello, anzi, si raccatta su quello che cade, si butta su per bene. Che poi si raccatti su queste fraguglie qua di cipolla rosolata con sul formaggio e l'acciughina. Guai, questa è la cosa più buona che c'è su questa pizza. La metti sopra, la recuperi e... Naturalmente il mio invito è quello di mangiare con moderazione la pizza. Scherzo, in caso di pizza potete anche ammazzarvi un pochino, eh? Cioè il tempo di... mi sono girato un attimo a mettere via il grembiule, mi hanno fregato la pizza. Ragazzi, iscrivetevi al canale se volete, però se vi iscrivete al canale, tutto gratis lo sarà per sempre, ma se vi iscrivete al canale, quando io pubblico le piccole storie, shortini, tutte le mie minchiatine, le vedete, se no non le vedete, ma fate come volete.